Ciao a tutti, bentrovati. Oggi stavo riflettendo sull'argomento che ho postato l'altro giorno sui traumi e ferite varie. Allora, l'argomento, cioè la riflessione praticamente riguarda il fatto che praticamente se noi osserviamo, no, una persona, cioè questa persona che vive all'interno della sua coscienza e sostanzialmente vive se stessa all'interno di questo contenitore, ok? Partiamo da questo presupposto. Lo alzo il braccio. Anche questo braccio lo alzo, però questo braccio lo alzo davanti a me sostanzialmente. Quindi, che succede? Che se noi osserviamo, no, la nostra coscienza da questo punto di vista, abbiamo il nostro asse dello spirito, ok? A 90 gradi, e poi abbiamo il nostro asse del tempo, che è appunto l'asse dell'anima. Ci facciamo il nostro asse, che è il nostro asse dell'energia. Allora, cosa succede? Che se uno osserva, no? Osserva il suo raggio della sua coscienza, sostanzialmente dove sta la sua coscienza, può dire che sta vivendo qui. Praticamente noi stiamo vivendo all'interno della nostra coscienza. Da questo punto di vista, no? Allora, all'interno della nostra coscienza noi abbiamo questi assi più o meno a posto, però cosa succede? Che se all'interno della nostra coscienza abbiamo un vettore, c'è l'asse dell'energia che sta al suo posto, per esempio, poi c'è l'asse del tempo che invece sta nell'antitempo e magari l'asse dello spirito va bene così com'è, quindi sta qua. Quindi cosa succede? Che il nostro vettore, cosa succede? Che il nostro vettore sta in questo ottante qui, sta in questo ottante qui che è accanto al nostro, ma come abbiamo studiato sostanzialmente è accanto al nostro ed è quelli dei parassiti senza corpo, ok? Che a livello emotivo potrebbe essere la depressione, cioè vissuta invece nel luogo olografico, le robe che viviamo qua in questo luogo olografico, questo si potrebbe rispecchiare qua come depressione, come una malattia, come una disarmonia, no? Cioè, perché questa disarmonia ha all'interno di sé questa roba qua. Cioè, praticamente, se noi abbiamo quello che mi sembra di capire, perché non è mica, cioè, non è che sono cose assolutamente provate, che sto dicendo delle robe scientificamente provate. Dal mio punto di vista, studiando il percorso, no, di cui si parla spesso, cosa succede? Che questa roba qua, che ho fatto di colore azzurrino, che sta all'interno della nostra coscienza, se ce l'abbiamo qui, vuol dire che abbiamo della roba qua, cioè li possiamo disegnare come dei vettori, no? Abbiamo dei tensori, cioè diciamo che sono una roba che è fatta di una percentuale di probabilità di ciò che si può verificare. Allora, questa roba qua, cosa succede? Che all'interno, se ce l'abbiamo dentro la nostra coscienza, ce la ritroviamo nello specchio, nell'ologramma. Questo è l'ologramma. Tutta la roba che sta fuori è uno specchio di una roba che abbiamo dentro, è una creazione, no? Da questo punto di vista. Quindi, se noi abbiamo dentro questa roba qui, dentro la nostra coscienza,
ci ritroviamo a specchio questa disarmonia, che come informazione ha questi vettori qui, come informazione ha questi vettori qua, ma e ci dà dei risultati tipo la depressione, una malattia, un problema al lavoro, per esempio, o in famiglia. Però è un vettore, cioè un vettore che ha dei valori che si ritrovano in un ottante. Quello che cercavo di dire nel video precedente, noi non dobbiamo vedere, noi vediamo l'ologramma per capire che cosa abbiamo dentro. Poi dopo ci domandiamo, quello che dicevo io è, domandiamoci a questo punto, io ho visto questa disarmonia, ok, che cosa ho dentro di me che produce la disarmonia? Ok, c'ho un vettore qua dentro, o diversi vettori, che sono scoordinati dal mio vero piano cartesiano, che stonano, che sono diversi dal mio piano cartesiano, dal mio ottante. Quindi si manifestano qua dentro, si manifestano perché non sono armonici con questa roba qui. A questo punto mi domando, questa roba qui a cos'è collegata? E mi do le risposte. Quindi, per dire, quali separazioni ho legate quali separazioni ho, per esempio, no? E viene fuori che questa roba qui è collegata, per esempio, viene fuori un trauma, ok? Oh, e questo è il primo punto che volevo dire, un trauma, ok? Ma dentro questo trauma si sono creati dei pensieri. Questa esperienza ha creato un pensiero. Non mi posso permettere felicità, schiava di una situazione. Ho sensi di colpa per questo motivo. E qui si entra dentro un'altra diramazione. Ecco, a questo punto cosa succede? Che dopo esserci detti, che ne so, le separazioni, no? Le separazioni, che ne so, da piccina è successo questo, a metà strada, alle medie è successo questo, al lavoro è successo questo, in famiglia è successo questo. Queste sono le separazioni, no? Ok, allora queste separazioni però bisogna anche fare un altro steppettino. Allora sì, la separazione, ok, l'ho vista, cioè che sono eventi, però il discorso è: da questo evento, che idea ho creato del mondo, di come vedo il mondo, cosa mi posso permettere, che struttura si è creata, che idea di me e del mondo col quale mi relaziono si è creata. Ognuna di queste robe ha creato un'idea del mondo. Un'idea che abbiamo del mondo, tante idee che abbiamo del mondo, ha creato dei pensieri, quindi delle forme mentali. L'idea di noi e del mondo come si relaziona con noi. Tutta sta roba qua è questo qui, è il vettore tensore, diciamo. È questa roba qui, che è disarmonica, che sta in un altro ottante, che si fa vedere, è questa roba qua, che si è costruito con questi pensieri, con l'idea di noi e del mondo. A questo punto questa roba qui produce degli ologrammi. Oh, quindi cosa vuol dire? Che nel momento in cui io prendo questa separazione, l'evento, me lo guardo, poi mi guardo che pensieri ha prodotto, dei pensieri finti che prima non esistevano, quindi è tutta una creazione, è un inganno, perché uno si è convinto che in base a questa esperienza vuol dire che il mondo è così. E quindi, se il mondo è così, vuol dire che vengono fuori queste forme pensiero. Per esempio, si può creare, come dicevo,
il senso di colpa. Qua dentro ci può essere il senso di colpa. Quando uno si fa il dialogo interiore gli vengono fuori delle robe. Dalla separazione gli viene fuori, per esempio, sì, faccio l'esempio, per esempio, che noi non possiamo avere una situazione familiare armoniosa. Cioè le idee del mondo, poi, del nostro mondo, sono che gli uomini sono tutti, sono traditori, che non troverò mai una moglie adatta a me, che ne so, ci sono idee sia maschili che femminili in base se siamo dei maschietti o delle femminucce, in base un po' a tutta la sfera, insomma, di come siamo, vengono fuori delle idee, delle forme pensiero. Se l'esperienza è vincente, che facciamo un'esperienza meravigliosa, perché c'è il discorso anche contrario, no? Se l'esperienza è super, 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 super bellissima, che ne so, in adolescenza ci è successa un'esperienza bellissima, abbiamo trovato l'amore della nostra vita, noi costruiremo in base a questa bella esperienza dei pensieri e un'idea del mondo vincente. A questo punto qua dentro avremo i nostri assi super super in armonia, avremo questo vettore qui qua dentro, che ce ne abbiamo diversi, no? Quindi questo vettore qui produrrà a specchio delle robe vincenti. Yeah! Tutto bellissimo. Perché tutto bellissimo? Perché noi abbiamo fatto un'esperienza che non è nella lista delle separazioni, ovviamente, perché queste sono le separazioni, e io stavo facendo invece anche l'esempio che ci sono delle situazioni vincenti che non stanno nelle separazioni, ma nelle cose vincenti, positive, allegre e tutto. Tutta la visione del mondo che creeremo in base a questo, che ne so, viviamo in una famiglia armoniosa dove i genitori sono, ci danno delle informazioni emotive meravigliose, allora tutto il nostro mondo produrrà situazioni armoniose, cioè praticamente ci dà la conferma di quello che abbiamo dentro. Perché? Perché dentro abbiamo questa roba qui. Ecco, allora volevo dire, andando a bomba, se noi osserviamo, per esempio, vediamo questa separazione, ok, l'ho vista, che pensieri ho creato? Pensieri di autodistruzione, che non troveremo, che troveremo tanti ostacoli perché la vita è fatta di ostacoli, che dobbiamo dedicarci agli altri perché non c'è tempo per noi, per un sacco di cosine. Ci prendiamo questa forma pensiero del cavolo, questa forma pensiero ce la prendiamo, ce la destrutturiamo perché comprendiamo che l'abbiamo costruita noi e ce la leviamo come creatori, facendoci delle domande. Posso lasciarla andare? Cosa ho imparato? Ma guarda questa cosa, cioè comprendendo, osservando già cosa ha creato, osservando che siamo stati noi a crearla, che non è l'ambiente che ci sta facendo subire questa cosa. Se noi comprendiamo che non è colpa dell'ambiente, ma comprendiamo che è colpa di questa roba qua. Perché se pensiamo all'ambiente, questo ambiente non cambia, perché è fuori e noi abbiamo ancora questa forma, no? Questo vettore. Mi guardo anche questa, mi guardo questa, mi guardo questa, mi guardo i pensieri, mi guardo le idee che ho del mondo, di noi e del mondo, vedo che questa roba qui ne posso fare anche a meno, perché me la levo, no? Questa roba qua. Se io mi levo questa roba qui, succede che qua, cosa succede? Che qui sparisce qualcosa, ok? Ora levo anche l'esempio delle forme di pensiero positive, tanto si è capito, no? Ci ritroviamo che questa roba qui non c'è più, non c'è più questa roba. Ci accorgiamo che le robine che stanno qua sono la manifestazione di questi, di queste probabilità di roba che si manifesta qui, di questi tensori. Quindi una volta che noi ce li osserviamo dentro, se noi ce li osserviamo queste robe senza colpevolizzare un mondo olografico che
questo mondo olografico sta proiettando una roba che abbiamo dentro. Quindi, se noi vogliamo lavorare con loro, ci ritroveremo che questi non modificano mai. Cioè, ci sforziamo, magari lo leviamo da qui. Ok, lo leviamo da qui, ma ci appare qua. Quando abbiamo una roba che ci sta dando noia, che la stiamo vedendo a specchio, è probabile, ok, chiamiamola con delle letterine, separazioni, chiamiamole separazioni, poi magari abbiamo anche delle robe fuori belle, no? Quindi queste invece sono segno di unità, facciamo, no? Di armonia. Per esempio, abbiamo queste robe armoniose, magari la chiamiamo una e due, e allora vedremo che la roba armonica è un'esperienza, l'esperienza 1 ci ha dato un'esperienza vincente e abbiamo costruito l'idea del mondo, noi e il mondo vincenti in quella roba lì. E sono nate delle idee, delle forme pensiero, tutte positive, tutte vincenti su questo argomento qui. Per esempio, abbiamo vinto a pallavolo. E andremo sempre bene a pallavolo, diventiamo grandiosi, facciamo delle partite spettacolari perché abbiamo imparato che questo mondo funziona. Ora io faccio un esempio così, ma più che altro invece quello di cui parlo sono più cose psicologiche che cose pratiche. Ad ogni modo cerco di esprimermi così, in modo così, per fare degli esempietti un po' così. Altra esperienza vincente è che ne so, trovi un fidanzato favoloso da giovane, esperienzona vincente. Quindi l'amore, cioè tutta la sfera delle relazioni, ha un imprinting vincente. Quindi se ci si lascia con questo tipo, ne troveremo altri 20.000 che hanno lo specchio di questo vettore qui vincente, ok? Di questo vettore vincente, perché qui c'è l'esperienza che ha creato l'idea, tante idee che sono collegate all'esperienza che creano l'ologramma vincente, quindi un sacco, cioè ci si lascia anche 20.000 volte, ma tutte le volte a specchio ci abbiamo delle relazioni vincenti, ok? Perché? Perché nasce tutto da questa costruzione da parte dell'esperienza, perché noi ci siamo lasciati condizionare dall'esperienza. Perché che ci sia l'esperienza o no, se noi ci creiamo un'idea vincente, viene fuori che abbiamo questo risultato qui. Quindi, cosa bisogna fare secondo me? Secondo questo punto di vista che sto cercando un po' di approfondire, no? Cosa bisogna fare? Che le nostre esperienze, più che altro queste, non quelle vincenti lasciamo le bonine dove stanno, meglio così. Cioè, le nostre esperienze, quelle un pochino un po' più sfortunelle, quelle un po' più disarmoniche, quelle un po' quelle che ci creano delle robe qua fuori che ne faremo volentieri a meno, cioè delle rotture di coglioni di tutti i tipi di più. Allora, facciamo un po' di pulito. Oh, concentriamoci su quelle rognose, chiamiamole un po' così. Allora, abbiamo le esperienze un po' rognosette, no? Esperienza, sì. Abbiamo l'esperienza A, l'esperienza B, abbiamo l'esperienza che sarebbe questa, abbiamo l'esperienza B, l'esperienza C. Questo, per esempio, no? È l'esperienza di O. Queste qui ci vengono fuori dalla domanda se abbiamo delle separazioni, ok? E ci vengono fuori queste. Ah sì, mi è successa sta roba. Mi ricordo che mi è successa sta roba. Sì, quella. Ah sì, quella volta. E si fa l'elenchino, pagine, pagine, pagine. Per qualcuno meno, per qualcuno un po' di più. Io ho scritto valanghe di roba, per esempio. Perché? Perché avevo questa roba qui ed è normale che succedevano varie. Cioè, lo specchio ti ripete la solita roba, ti ripete la solita roba, capito?
Cioè, se qui c'hai B, e B si ripete finché non capisci. Questo è B, questa è A. Fattora ho invertito le cose, le lettere. Allora, se questa è A, cioè praticamente viene da A, quindi queste sono A1, A2, A3, eccetera, no? Qui abbiamo, qui per esempio abbiamo B e abbiamo B1, B2, B3, eccetera. Poi abbiamo qui l'esperienza del C, del D. Questa qui è D, ok, valanghe di roba del D, perché l'ambiente te le ricorda queste robe, cioè la nostra vita, la nostra coscienza proietta questo prodotto di pensiero. Una volta che ce le siamo un po' chiarite, ce le siamo dette, allora verrà fuori, ma che idea del mondo di me che ho di me e del mondo? Che questo, per dirla in modo un pochino più pratico, è: ho un senso di colpa che non mi fa scegliere il lavoro, che ne so, il lavoro felice. Ho un senso di colpa che non mi fa trovare la persona giusta. Che ne so, dedico completamente, cioè, ho imparato da questa esperienza che io non valgo nulla, tanto vale occuparsi degli altri, almeno qualcuno è felice. Ora io le dico un po' così, però da questi dialoghi interiori vengono fuori molte cose interessanti, e quindi bisogna passare dal dirsi la separazione al vedere che forma pensiero si è creata. Poi, una volta che ci siamo creati questa forma pensiero, perché la dobbiamo vedere? Questa forma pensiero che si è creata sta qua, non sta fuori. Questa forma pensiero è lei, cioè noi stiamo andando a bomba. Questa forma pensiero è lei, perché a noi il contesto esterno non ce ne frega più niente. Siccome abbiamo capito il giochino, chi se ne frega del contesto esterno, ok? Siccome abbiamo capito, noi questa roba qua non ci interessa più. L'ambiente non lo stiamo più a guardare, perché tanto abbiamo capito, no? Che cosa sta, chi è, che cos'è, che siamo noi che stiamo combinando queste robe. Abbiamo capito questo, per cui a noi l'ambiente ormai l'abbiamo usato per comprendere che c'è della roba qua dentro. Oh, e quindi iniziamo a ragionare su questa roba qua. Nel momento in cui ragioniamo su questa roba qua, diciamo, ma io ne ho ancora bisogno, guarda cosa ho creato, questo pensiero non mi serve più. Se di non mi serve più, nel momento in cui ce lo leviamo perché lo osserviamo, comprendiamo e decidiamo che non ci serve più, lo leviamo da qui. Lo leviamo da qui. Allora qua fuori non ci sarà più nulla. Poi, cosa facciamo? Leviamo anche questo? Ci domandiamo, cosiamo, diciamo, ma mi serve, non mi serve, cosa ho imparato, a cosa mi è servito. Ah, l'ho costruito io, allora lo posso levare, perché se si capisce che lo possiamo levare, ce lo leviamo. Bene, allora si leva B e così via. Si fa questo discorso, ci si fa le domande, siccome siamo creatori di questa roba, destrutturiamo il pensiero, perché tutto sta nel pensiero. E a questo punto non è che facciamo delle azioni all'esterno per modificare la roba all'esterno. Facciamo una roba di osservazione interiore di com'è la situazione. E quindi cosa succede? Che ci leviamo questa robina qua. Succede che qui fuori questa roba sparisce. Non c'è più, perché non c'è nessun vettore che si riflette. Non c'è vettori che si riflettono, quindi queste robe spariscono. Perché l'origine, secondo questo tipo di ragionamento, l'origine sta qua dentro. L'origine sta qua dentro. Perché i vettori che creiamo si staccano da quest'asse per dirci qualcosa. Si staccano da questi assi, questi vettori, e diventano una roba che. Questo pensiero diventa una roba che vediamo qua, si è staccata dai nostri assi, è diventato un vettore che vibra. Questo vettore si riflette sullo specchio coscienziale sostanzialmente e produce dei risultati. Produce dei risultati e noi abbiamo un contesto ambientale di un certo tipo, tutto coerente con queste robe qui. Quindi noi cosa bisogna fare? Come dicevo, ci osserviamo l'ambiente che ci aiuta. Ci osserviamo A, cos'è successo, B, C, D, lavoro,
famiglia, che ne so, qualsiasi cosa, ci vediamo delle rovine, anche possono esserci, che ne so, delle disarmonie di salute. Ce le vediamo, ci facciamo le nostre domandine, riconosciamo i pensieri, riconosciamo questi pensieri che stanno qua dentro. Una volta che riconosciamo i pensieri, quindi non ce ne frega più di questa roba qui. Questa roba qui ci ha detto che c'è della roba che dobbiamo osservare. Noi ritorniamo a bomba, cioè ci osserviamo il pensiero che ha creato. Che pensiero si è creato dall'evento A, ricostruiamo all'indietro che pensiero si è creato dentro la cosa. Questo pensiero è un vettore, quindi nel momento in cui lo leviamo, questo vettore, sparisce tutto questo contesto che abbiamo qui a bomba, che ci ripete continuamente, che ci ricorda di questo vettore. Ma se questo vettore lo leviamo, non c'è più bisogno di ricordarci nulla. Non c'è più bisogno di ricordarci le cose, se il vettore sparisce, ce lo siamo ricordati e quindi non c'è più bisogno di ricordarsi niente. A questo punto aggiungo che faccio un esempio, no? Qui abbiamo un vettore che si sta manifestando, vuole dire qualcosa. Questo è l'ologramma, ok? Nell'ologramma ci succede un'esperienza negativa. Ok, però questa esperienza negativa ha dentro di sé questo vettore che sta vibrando. Per esempio, se una persona, faccio un esempio, no? Una persona ha dentro di sé questo vettore, ok? Interagirà con la nostra vita perché noi abbiamo questo vettore. Abbiamo lo stesso vettore della persona che a questo punto a specchio come interagisce con noi. Magari come, che ne so, datore di lavoro che crea problemi. Ok, se io ho questo vettore qui, se io ho il vettore che ogni cosa me la devo guadagnare con fatica e con ostacoli, questo vettore, se la persona dentro di sé, qui fuori, no? Nella sua coscienza, perché questa persona c'ha la sua, anche questa persona c'ha il suo asse, no? Questa coscienza, se ha dentro di sé un vettore uguale al nostro, interagirà con la nostra vita finché noi e ci ricorderà a specchio che noi abbiamo questa roba qua. Ci ricorderà a specchio inconsapevolmente, noi vivremo inconsapevolmente la rottura di scatole con questa persona che tutti i giorni ci ricorderà che c'è questo vettore, perché ce l'ha anche questa coscienza. Quindi cosa succede? Che interagisce perché noi ce l'abbiamo e quindi si rispecchiano i due vettori, si attaccano, si rispecchiano, si agganciano, si crea un gancio. No? Si creano dei ganci. Allora, cosa succede? Che invece, che ne so, abbiamo un vettore invece su un aspetto invece positivissimo, ok? Abbiamo questo vettore e su che ne so, quel campo lì avremo uno specchio che ci rispecchia l'esperienza positiva, perché è la persona con cui interagiremo. La o le persone con cui interagiremo in questo caso hanno anche loro il vettore a specchio. Quindi su questa roba qui faremo una bella esperienza. E lo specchio con l'interazione ci dimostra che abbiamo questa roba qui qua dentro. Cosa succede? Che noi invece di guardare questa roba, cioè noi osserviamo il problema. Allora, siccome abbiamo imparato questo giochino, secondo questo punto di vista, sono sempre punti di vista, cioè il mondo funziona come in base a cosa crediamo. Cioè, se io credo in questa cosa, mi funziona questa cosa. Cioè, credo che comunque funziona anche in questo modo. No? Quindi che succede? Che noi osserviamo il problema, per esempio, col datore di lavoro, no? Poi, ok, l'abbiamo osservato, quindi vuol dire che devo andare a studiarmi il mio vettore che sto creando, questa nebulosa la sto creando, mi faccio le domandine sulla separazione, sulle idee del mondo che mi sono creata, cioè
osservo che la mia convinzione è che ne so, che me lo merito, che la vita va così, che bisogna soffrire, una serie di vengono fuori nel dialogo una serie di cose, no? Quindi una volta che io mi sono ho compreso che questo vettore è collegato a dei pensieri, a delle idee, A, B, C, D, eccetera, io destrutturo queste idee. Non me ne frega di vedere questa roba qui a questo punto, non mi interessa più. A me interessa destrutturare queste idee sbagliate perché sono degli inganni, sono delle costruzioni che piano piano si sono costruite in base a delle informazioni sbagliate, magari crescendo chi stava intorno inconsapevolmente. In buona fede ti ha insegnato che il mondo funziona così, però siccome abbiamo compreso che queste robe sono un pensiero e non c'è niente di vero, perché non c'è niente di assolutamente vero, perché è un vettore che è un pensiero vettore che si può togliere, allora cosa succede? Che noi questo pensiero vettore, togliendolo, leviamo il gancio, cioè togliamo e non ci si rispecchia più nulla. Il datore di lavoro, se non fa un percorso personale, avrà la sua coscienza, no? Dentro avrà sempre la separazione A, che si rispecchierà con qualcun altro, ma non con noi. Con noi sparisce, cioè non interagisce, non c'è aggancio, non, cioè anche se c'è, non avrà nessuna relazione perché nel nostro mondo, perché la nostra coscienza produce le robe che abbiamo qui. Quella roba che sta qui non ce ne frega niente, non esiste. Esiste nelle coscienze degli altri. Quindi c'è un'interazione con le altre coscienze, però un'interazione dove non c'è un aggancio. Cioè ci viviamo le coscienze, interagiamo con l'ologramma, col mondo esterno, no? Non è che siamo isolati, interagiamo, no? Con le altre coscienze. Però queste coscienze non avranno modo di ferire, di interagire, di cosare, perché non c'è il vettore con le quali ci si rispecchia. Ecco, io mi sono fatta quest'idea che anche se c'è il datore di lavoro nel tuo posto di lavoro, questo non ha nessun aggancio per arrivare a te, per interagire con la tua vita, non c'è, ma non perché c'è una barriera, ma perché non c'è niente qua, perché non c'è niente qua, l'abbiamo levato e quindi c'è una situazione armoniosa. C'è una situazione armoniosa di noi e dell'ambiente che vive tranquillamente, l'ambiente vive, però noi siamo protagonisti della nostra coscienza, di cosa ci teniamo qua dentro e comprendiamo che non possiamo colpevolizzare questa roba qui che sta all'esterno se ha un vettore che interagisce con il nostro, perché il discorso di andare a bomba a levare il vettore. A questo punto il canale che ci collega, che ci rispecchia con questo vettore sparisce, non si rispecchia più. Ecco, io con questo vi saluto e alla prossima. Ciao!